leggerò da alcune poesie del Numero dei Vivi del 2015 e poi magari leggo un estratto di questo poemetto che è stato ricordato su questa figura strana, che si, questo personaggio che si chiama Giovanni Antonelli. Leggo la poesia iniziale di questo libro. E poi pareti, porte chiuse, fumi che si disperdono, d'accordo, ma dopo cosa hai detto di tanto grosso? Che si muore? Va bene, lo sanno tutti questo, però dopo, non dopo la vita, sono chiacchiere da poco quelle. Dopo adesso, voglio dire, dopo prima, anzi meglio durante. Mentre sei qui che respiri e guardi i boschi che si inerpicano sulle montagne di un nuovo orizzonte, oppure i picchi di sempre, quelli azzurri e sibillini, e gli uomini e le donne dei tuoi luoghi li contemplano, anche quelli di un tempo che non respirano più, ma percorrono senza requie le strade del paese, balbettando come balbettavano da vivi, o raschiando il catarro mentre quando ridono e tossiscono. Tutte inutili, quelle voci, inutili come te, che scrivi per nessuno, o come le dita di tua figlia, che si allungano nel buio. Non hai torto, non hai ragione. Le foglie che il vento getta a terra, qualcuno le conserva, qualcun altro le ritrova dopo anni e le colora. Difendi questa luce, se sei un nulla come tutti. Difendi questo nulla che non smette di esistere. Smetti tu di tirare righe scure, di cancellare. Tocca il tavolo, la carta. Impara un'altra volta a far di conto. Non sottrarre allo zero. Aggiungi uno. E dalla prima sezione, che si intitola per l'appunto uno, e che è composta da 10 poesie, il cui numero di strofe corrisponde al numero dichiarato dal titolo, leggo alcune poesie. Una si chiama Quattro strati sotto Piazza Matteotti, che è quindi quattro strofe. 1. Il primo è ricoperto di terra umida, piena di muschi e di cemento. La pala la frantuma, la penetra a fatica. 2. Il secondo sono scheletri composti, tibie, crani fracassati di uomini sepolti in parallelo, con la testa alle colline e la spina a perpendicolo del mare. 3. Il terzo sono forme indecifrabili, finché la pala non raschia nettamente i contorni, e sono arcate, muri, volte di granai e la fornace circolare in cui cuocevano gli operai i materiali di costruzione. 4. Il quarto è il buio inesplorato, la verticale del silenzio. Leggo poi il settimo testo di questa sezione, che si intitola 7 raccomandazioni alle foglie cadenti, ed è fatto di una prima, diciamo, premessa in poesia e poi da 7 raccomandazioni in prosa. Mentre guarda il libro di anatomia, l'oscenità del cuore sezionato, gli atri, i ventricoli, le pareti sottili che un soffio o un forame può danneggiare, avverte lo scambio di fluidi che lo pervade e alle foglie accartocciate che resistono intirizzendo al freddo del primo novembre, dice questo. Spuntate in un luogo riparato, meglio vicino al tronco, o dietro un nodo robusto. Fortificate il vostro picciolo, riempitevi di linfe, incollate le mezzelune alle dita nodose dei rami. Difendetevi, infoltite. Se il vento vi sferza, stringetevi assieme. Quando l'una si sbilancia, l'altra la sosterrà. Spalancatevi, splendete, coloratevi di smeraldo, fatevi stancare dal sole e dall'estate. Lasciate che vi respirino e voi stesse respirate. Alla prima stanchezza disperate serenamente. Il giallo delle punte, le venature che irrigidiscono. Concentratevi allora sulla stretta che si allenta. Misuratene la pressione. Non le resistete.
Nel cadere, soprattutto, siate lievi. Ognuno avrà il suo pezzo di prato, la sua pietra. I ragazzi vi prenderanno, le auto vi triteranno, finirete schiacciate nei libri, dentro un sacco. I frammenti che una mano stritola e disperde, del riccio che farete ormai marroni, croccanti, un vento li prenderà, li porterà lontano. Nessuno saprà dire se platano, olmo, acero o castagno. Diranno ragnatela, gambo, pagina, telaio. Nessuna di queste parole vi rappresenterà. Leggo la decima di questa sezione che si intitola 10 piani in via 3 asterischi, dove chiunque può sostituire questi asterischi con un nome di via qualunque. Sono 10 appunto piani di un condominio immaginario. 1. La parola è speranza, che dietro quella porta, ogni gradino della rampa, ogni passo che succede a quello prima in direzione di un ospedale, sappia aprire una falla nella logica delle cose, nella chiara elementarità del principio che connette una macchia scura alla sua interpretazione epitelioma, fondata su millenni di errori, esperienze, casi clinici come quello. La parola è speranza ed è sbagliata una volta ancora. 2. La parola è allegria, momentanea, immotivata, sparita già quando il riflesso che scivolava sulla parete verticale del palazzo di vetro fuoriusciva dal suo campo visivo, intercettato dalle foglie di luce proiettate alla parete da un avvolgibile mezzo sceso. 3. La parola è terrore, nell'istante della stretta di mano che sancisce un educato licenziamento, un espianto di persona, mentre fuori gli scooter di tutti i giorni, con il limite stampato sulle targhe, le schegge di lago che in quel momento rimbalzano verso lui e lo feriscono negli occhi. 4. La parola è finzione, contare gli scalini e dire 4 se sono 5, mentire se devi dire una verità. La parola è finzione e non è difficile mandarla a mente. 5. La parola è simultaneità del gesto con cui le bacia il seno destro mentre lei gli prende il sesso e lo accarezza, del giorno camuffato dalle tende, nell'odore del caffè, di un vetro che tintinna al passaggio di un autobus. 6. La parola è perché non è stato un incidente. Ha smesso di guardare mentre guidava sul costone. L'ha fatto di proposito e lo squillo notturno a cui lei non ha risposto le conferma che è così. Ecco cos'è, ecco perché. 7. La parola è iniziare ad accorgersi ancora. La figura che sfila dalla camera al soggiorno, gli oggetti che ha toccato, le persone che incontra e che per lei sono importanti. Ricominciare a sentire la domanda delle immagini, il peso delle assenze, la leggerezza delle sorprese. 8. La parola è compleanno, auguri sussurrati da una fessura che dà sul giorno, mentre in camera è ancora penombra, dormi veglia. Grazie, poter dire, sentendosi felici. Buongiorno, sentirsi dire, oggi compio 3 anni. 9. La parola è vergogna ed è facile metterla addosso. Trisillaba, educata come tante, e invece scrivere, battere sui tasti, rimestare in un'aria condivisa da uomini che non comprendono, che dicono mio, nostro, intendendo non tuo, di nessun altro. 10. La parola è impalcatura, fatta di pali, di giunti, di fatica condivisa, per costruire una struttura temporanea da smantellare, di cui non resta traccia non appena la costruzione del condominio è terminata, la luce è stata accesa e la prima parola pronunciata fra quattro mura.